Il sindaco di Acque Dolci, Ciro Gallo, ha revocato l'incarico all'assessore Cirino Rotelli che deteneva le deleghe ai lavori pubblici, arredo urbano, patrimonio, urbanistica e pianificazione territoriale. A Rotelli viene rimproverato di aver assunto una posizione sempre più discordante dal resto della giunta e dal gruppo di maggioranza. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è rappresentata dalla presentazione, senza alcuna preventiva discussione in seno al gruppo, di un'iniziativa per la riduzione dell'indennità di carica degli assessori al fine di contribuire al fitto dei locali per la caserma dei carabinieri. Questa trovata con la quale, sapendo che forse il gruppo di maggioranza aveva già messo in dubbio la permanenza dello stesso all'interno della compagine amministrativa, ha tentato lo sgambetto istituzionale, protocollando una lettera con la quale diceva di rinunciare a 200 euro al mese o a 300 euro al mese la sua indennità, una piccola parte della sua indennità, per far fronte alle spese del garage della caserma, come se il problema non fosse già stato affrontato dall'amministrazione. E poi avevo già annunciato che al colonnello Spagnolo che una soluzione l'avremmo trovato. Quando si firma un patto con gli elettori bisogna mantenere un comportamento consono al gruppo di cui si fa parte. Il gruppo di maggioranza consiliare ha intanto presentato un documento nel quale si prospetta una necessaria rivisitazione generale della compagine amministrativa ad un mese circa dalle dimissioni di un altro assessore, Benedetto La Monica, per motivi personali. Capiamo che a questo punto c'è bisogno di un rinnovo generale sia delle persone che si sono, diciamo, che non fanno più parte dell'amministrazione, sia dell'intera compagine amministrativa e anche delle modalità e dei punti che si erano prefissati all'interno del gruppo di maggioranza. Bisogna fare un nuovo patto all'interno del gruppo di maggioranza che dia stabilità e concretezza a un'azione amministrativa che sta andando bene.